all'era, ca quasa quasa mamma stessa chiagnerà pasta felicità. Me ovvero, non ne ovvero, ca so tornata a Napoli, me ovvero ca stucca. Vai, vieni qua. Stamattina è abbastanza freschino. Oggi è giornata di legatura. È diversa rispetto alle altre potature e legature. È una pratica tradizionale qua della zona, proprio perché queste viti qua sono viti, hanno bisogno più di spazio. Questo è un ceppo di tintore, qua si vede poi la propagazione, cioè la nascita di una figlia, esce la nuova pianta, quindi questo qua è un ceppaio. Questo è un vigneto di nostra nonna e lei lo ricordava, lei è morta 2 anni fa, ha quasi 100 anni, e lei l'ha sempre ricordato così, già da quando era bambina, perché questo è un terreno che è misto vulcanico, la filossera non ha attecchito. La vedi questa qua? Questa qua era un ramo che scendeva da giù e era stato interrato, però adesso è stato tagliato, cioè il contatto con la pianta madre è stato tagliato. Abbiamo ereditato questi vigneti e cerchiamo di portarli avanti, perché comunque hanno una storia da raccontare. È la nostra vita che bisogna portare avanti, estirpandole, cioè non lo so, poi per piantare cosa? È il loro habitat, cioè la pergola, cioè da secoli che vengono coltivati con questo metodo. Traumatico quello di abbandonare una tradizione e poi riprenderla, insomma, in modo completamente diverso dai nostri avi, dai nostri genitori. Il tipo di vigneto ha un suo fascino, ha una sua bellezza. La vetustà delle piante offre poi all'occhio, ti dà un dono. Andarla a immaginare in altri posti dove, diciamo, tutto standardizzato, viene condotto con tecniche un poco pure aride. Invece qua ci vuole pure immaginazione, artigianalità, ci vuole capacità anche di creare anche una bellezza selvaggia. Ha un suo sviluppo non troppo piegato al volere dell'uomo. E poi si vede dalla presenza di questi rami che sono così grossi. E poi, se uno segue l'andamento dei rami, si approfondono per circa 20-30 metri, una sorta di ribellione alla pseudo-modernità. Avere sempre rispetto del passato per immaginare poi un futuro migliore. Oggi sto tanto all'era, ca quasa quasa mamma stessa chiagnerà pasta felicità. Tranquilla, dai. Poi siamo fortunati che stiamo in costiera, vicino proprio alla costiera, bene o male. Per esempio, mia suocera, che non è mai andata al mare, per dirti, cioè non è mai andata al mare. Ha proprio paura del mare, per dirti che comunque è una persona di 76 anni e non sa proprio cos'è il mare. Se li devo tagliare, no, non esiste proprio. Questa è la vita. Questa pianta è proprio la vita. Lei, questa è una mamma e tutti i figli che continuano. Io da mamma la vedo così. Lei è una mamma e i figli che li abbraccia e continua sempre a seguire e a cercare di farli andare avanti. Io questo le viti così le vedo. Ma faccio due panini, che è questo? Ma secche, no, troppo grosso. Io, chi è che lo divide con me? Cedro. È vero? Sa di limone d'Amalfi proprio. È moltissimo la parte. Io rispetto all'ultima volta lo trovo più ciccione. Più ciccione, perché?
più ciccione, sì, abbiamo lavorato in vigna, capito? Perché diciamo fai un poco di diradamento, diciamo. È bella sapidità, è molto buona, super fresca. Sì, è molto fresca. Super, super fresca. E poi stavo dicendo, no, che non tutti gli anni sono delle annate per il bianco. Quest'annata qua del 2021 è stata un'annata anche per il bianco, oltre per i rossi. Per cui questa che tu hai notato, questa è più ciccione, è che l'alcolicità è aumentata. Siamo quasi a 12. Finalmente siamo a 12.